5 vittorie esterne e 3 casalinghe, turno complessivamente favorevole alle squadre in trasferta e il primo di C Silver che ha dato il via ai campionati regionali di pallacanestro. A Ruvo di Puglia, affermazione per Diamond Foggia che dopo una prima metà di gara equilibrata ha battuto una Tecno Switch rinnovata e non ancora al completo. 48 i punti complessivi per il duo americano Evans Brantley. A Castellaneta contro la Valentino di Coleman passa Adria Bari che mette la freccia solo nell'ultimo periodo grazie a De Bellis, Delicarri e Maglietta. Equilibrio anche a Lecce dove Udas Cerignola ha fatto valere contro Event of Fire la maggiore esperienza e nella partita di Fasano, praticamente un derby contro Action Now, Monopoli ha dato lo strappo decisivo grazie a 2 triple consecutive di Manchisi. Più netto invece il successo di Bisanum Viaggi Vieste in casa di Invicta Brindisi dopo un inizio in salita. In evidenza lo statunitense Neil e Capitan Simeoli, 47 punti in 2. Fra le vittorie casalinghe la più larga è quella di Juve Trani contro Ostuni con la squadra di coach Scocimarro che ha giocato in discesa già dopo l'intervallo. Si è risolto solo alla distanza invece il confronto fra Olimpica Cerignola e Cribel Francavilla. Incertissimo sino alla fine il confronto di Altamura che ha visto Webin Angel Manfredonia perdere lucidità sul più bello dopo aver rimontato la Libertas sino a 60 pari. Con il secondo turno entrerà in scena anche nuova pallacanestro Nardò che segnerà l'inizio anche di Serie D e campionati nazionali.